Detto fatto, è stata ripulita da erbacce via Sant'Angelo a Favara. Lo aveva promesso il vice sindaco di Favara Lillo Attardo dopo aver appreso della segnalazione di venerdì scorso fatta attraverso la nostra emittente dagli abitanti e commercianti della zona. Stamattina, ci dice Attardo, abbiamo dato seguito alla segnalazione inoltrataci e, visto che c'eravamo, abbiamo anche effettuato un intervento di decespugliamento lungo via Berlinguer e incrocio Piazza della Libertà nei pressi della farmacia. È questa la buona amministrazione, è questo quello che i cittadini vogliono dai propri rappresentanti, dare risposte concrete alle loro segnalazioni. È ovvio che in città le emergenze sono tante, occorre solamente indicare la problematica e avere un po' di pazienza, che la nuova amministrazione comunale di Favara è pronta a rispondere ad ogni esigenza. Dopo la segnalazione del titolare dell'attività di fronte alla zona che aveva segnalato, subito siamo intervenuti con il discerbamento dell'area interessata che in effetti ostruiva parte della carreggiata. E lì c'è anche da dire che la proprietà è privata, quindi ora vedremo di capire di come poter rintracciare i titolari dell'area per poterla mantenere più, diciamo, più curata ed evitare ulteriori disagi in futuro. Con l'occasione abbiamo anche approfittato per fare il discerbamento di tutta l'area che parte dalla farmacia fino ad arrivare a Viale Berlinguer fino al bivio che verrà fatto nei prossimi giorni. Detto fatto, anche per la società che gestisce il servizio idrico integrato in città, ovvero Girgenti Acque, che stamattina con propri tecnici, con in testa il geometra Paolo Criscimanna, è andata a visionare la problematica segnalata dagli abitanti. Ricordiamo che lamentavano problemi alla condotta fognaria che rendono in alcuni momenti della giornata l'aria irrespirabile. Secondo quanto dettoci dagli abitanti, il problema sarebbe sorto dopo alcuni lavori eseguiti da Girgenti Acque. Intanto stamattina responsabili della società hanno notato come la condotta centrale fosse ostruita e quindi si è provveduto alla sua liberazione mediante autoespurgo.